Allora, eccoci qua. Allora, questo sarà un video meno, molto meno ragionato di quelli che usualmente vedete sul mio canale. Dunque, il tema è il convegno, a cui ho assistito pochi giorni fa a Siena, dal titolo Uncovering the Magic of Consciousness, ovvero scoprendo la magia della coscienza o disvelando la magia della coscienza, organizzato a Siena dal Centro Internazionale per gli Studi sulla Coscienza, l'International Center for Consciousness Studies, in breve ICCS. Da qui in avanti lo chiameremo così. Che è stato fondato quest'anno, all'inizio, credo, del 2024, da Dimitri Volkov, Pietro Perconti e Alessio Plebe, in collaborazione con l'Università di Messina. Ho presenziato e ripreso in modo un po' fortunoso 15 interventi e nel prossimo periodo il mio programma è di dedicare un video a quelli di maggiore interesse per me. Di maggiore interesse dal mio punto di vista. Secondo quanto mi ha detto Andrev Mertsalov, uno degli organizzatori, presto le riprese ufficiali saranno pubblicate sul canale YouTube del Centro per gli Studi sulla Coscienza. Appena saranno disponibili, magari vi metterò anche quei link. Per adesso ci accontentiamo delle mie riprese. Un po' di fortuna. Purtroppo alcuni impegni concomitanti mi hanno costretto ad assentarmi in occasione di alcuni interventi che mi sarebbero anche molto interessati. In particolare mi è mancata la sfida tra Riccardo Manzotti e Claire Sergent dal titolo World versus Brain: Is Consciousness Inside the Brain? Mondo e mente, la coscienza è dentro il cervello? Punto di domanda. Ma la vita va così, ognuno di noi si muove in uno spazio libero assai più ristretto del suo relativistico cono di luce, ma questo non c'entra. Allora, questo appunto è un video introduttivo in cui intendo parlare dell'evento in modo molto succinto e della peculiare organizzazione che la meritoriamente organizzato. Di questi tempi è strano vedersi attorno un gruppetto di russi, forse tanto quanto lo era ai tempi della Guerra Fredda. Fa comunque piacere che i disastri geopolitici e le sciocche certezze che questi si tirano dietro, complici le menti dei faziosi, delle ideologizzate, di altri simili spiriti semplici. Fa piacere, dicevo, che il tradizionale e ricco contributo della cultura russa a quella mondiale non sia completamente arenato nelle secche dell'isolamento internazionale e della concentrazione del potere nell'uno fascisteggiante. Dimitri Volkov, entrepreneur and philosopher, imprenditore e filosofo, come recita la voce Wikipedia a lui dedicata, ma anche storico di formazione, esperto di relazioni internazionali, intenditore d'arte, ma soprattutto grosso portafogli, mi è sembrata una persona singolare e interessante. Ho scambiato solo poche parole cordiali con lui durante una corsa in ascensore. Ma da quello che leggo e da quello che dice, sembra davvero un illuminato e ricco personaggio con una decisa inclinazione verso un peculiare genere di mecenatismo attivo. Quindi lui è coinvolto come parte attiva, ma soprattutto finanzia e promuove queste organizzazioni russe con forte impronta russa, che però coinvolgono intelligenze anche nostrane e internazionali. Adesso ci incuffiamo e sentiamo un po' le tue parole. A year ago we have Volkov. started our cooperation with Pietro. We've organized a summer school on uploading, tutorial uploading. It was
it's a fascinating subject itself. It's very important, I think, for the humanity in general. It opens up a big discussion of the possibility of digital mortality and digital uploading. So we had excellent discussions, and after the summer school, we thought that this discussion has to continue, and we should do something more. So the decision was to structure our cooperation in a more sustainable way, to organize organization that would support the promotion of philosophy of mind and discussion of artificial intelligence and consciousness. Allora, fin qui Dimitri fa una piccola introduzione, ci racconta come con Pietro Perconti hanno organizzato hanno creato questa organizzazione, e praticamente ci dice che lo scopo è creare, c'è stata questa scuola estiva, non so di cosa si tratti, e lo scopo comunque è creare un'organizzazione che in modo sostenibile possa organizzare e supportare e promuovere la filosofia della mente e le discussioni riguardanti ovviamente l'intelligenza artificiale e la coscienza. Andiamo avanti. I'm very glad that we are starting. This was the beautiful conference where we have very important speakers, excellent minds, and we have great support of the University of Messina, University of Milan, University of Siena. We also have support of this wonderful museum. It's a great place. I was told that it's the largest museum complex in the world. And ecco, qui dice che ci sono, ringrazia la partecipazione degli importanti speakers, delle eccellenti menti e del grande supporto delle università di Milano, di Siena, di Messina. E poi dice che ringrazia anche il Museo del Santa Maria della Scala, che dice è un bellissimo posto, e mi è stato detto che è in realtà il più grande complesso museale del mondo. Temo di essere stato io a dirgli questa cosa, prima o poi dovrò verificarla, però penso di aver detto d'Europa, potenzialmente, era durante una chiacchierata en passant. Questa cosa che Santa Maria della Scala è il complesso museale più grande d'Europa, prima o poi dovremo metterlo alla prova dei fatti. Ecco. I'm looking forward to exploring it. So the idea of the center is to make some grants, support publishing of the papers and books on consciousness and AI, organizing a conference, at least one conference per year on the subject. Ecco, qui dice che lo scopo del centro è di creare dei premi, di supportare pubblicazioni di articoli e di libri sulla coscienza e sull'intelligenza artificiale, e di organizzare conferenze almeno una l'anno su questo soggetto. Myself, as Ricardo said, I am an entrepreneur, and I have been the founder of a company that specializes solving the problem of loneliness, but interestingly, in the last
Da qui in poi Dimitri dice un po' quello che ho detto prima, cioè sono un imprenditore, insomma, non aggiunge. Mi premeva in questa introduzione che con le vive parole di quello che credo sia il finanziatore di tutta questa cosa, si potesse capire che cos'è questo istituto. E in che modo intende agire. Quindi promuovere gli studi sulla teoria della coscienza, sull'intelligenza e in quanto connesso sull'intelligenza artificiale e pubblicare articoli, finanziare questo e quell'altro mondo. Mi pare un'iniziativa molto interessante, vedremo un attimo cosa ne succederà. Dunque, poi andiamo avanti. Thank you. Just Qui few prende words la parola Pietro to Perconti. start. First of all, I'm happy because the idea, the basis of this event, it seems real life in some way. And I have to thank just some thanks to the city of Siena with the municipality and the two universities. They Pietro will Perconti è un come filosofo specializzato in ricerche sulla coscienza, and sulla thank teoria della you coscienza. to all participants. The basic idea of this conference is to shape the community. It's not just a matter of promote a single event, a single conference. The basic idea is to shape the right community to investigate the consciousness topic. Dice che lo scopo più This idea is based importante on di just a questa organizzazione, di couple questa conferenza, è di dare forma a una comunità che ideas. si occupi di The questi second thing argomenti. that philosophy should be socially useful. Che The la second filosofia is dovrebbe that essere philosophy socialmente should be utile scientifically involved. e coinvolta nella Almost ricerca compatible scientifica. with scientific results. The conclusion is that philosophy of mind should be a part of cognitive science. And Che la maybe filosofia della when mente dovrebbe essere cognitive parte science will delle become scienze a normal cognitive. science in Thomas Kuhn's sense, E che le scienze cognitive dovrebbero diventare una scienza vera e propria, una scienza normale, will be accomplished. nel senso di Kuhn. We will be silent and the science could be go further without us. It is a very ambitious pathway, but È una sentiero molto ambizioso. we can do it because we are in the right period of our life. We are all well established philosophers or È un scientists momento teaching in our field, but we giusto per are questo tipo di ricerche, just perché abbiamo a accumulato couple of decades conoscenze of scientifiche, life, and we can abbiamo we would like pensato. make the difference. And this is the special thanks to Dimitri, because Dimitri is a man endowed with a visionary Dice che man. And Dimitri è una so we persona need dotata di visione. something that force us to use in the good way just the last 1 2 decades of our life just to understand something about consciousness.
Thank you. E ci saluta. Ora intervengono la rappresentante del Comune di Siena e quella dell'Università degli Studi di Siena. Mi scuso con loro se ora taglio, ma l'intervento può essere ascoltato integralmente attraverso il link in descrizione. Come tutti gli altri contenuti di questi video, le video riprese che espongono da spunto sono linkate, non sono pubblicate, sono raggiungibili tramite link e sono nelle descrizioni dei video da ora in poi. Saltiamo quindi questo punto. Ecco. Adesso interviene Artem Bazedin, un altro membro di questo, un altro membro russo del ICCS, e presenta meglio l'associazione. What are the plans of the ICCS? First of all, the center is a non-profit cultural association. It means that it is its legal form and it is located registered in c'è che è un'associazione senza scopo di lucro italiana, registrata in Italia. Later, the quarter of the ICCS is the University of Messina in Sicily. L'Università di Messina è il quartier generale dell'associazione e l'obiettivo è di promuovere la collaborazione internazionale sulla filosofia della mente, come aveva già detto prima, sia per Conti sia have been already introduced, but there was a third founder who is not here yet, Alessio Plebe, and the founders of the center are not only the officials of the center, they are real inspirators of the centers and the real movers of our activities. Perché hanno parlato non sono solo gli ispiratori, non sono solo i fondatori, ma anche gli ispiratori del centro. You are on advisory board. I'm sorry, but we have a budget agreement from everybody on the list, and the academic council is also here. We expect that the academic council will be the group of people who are most deeply engaged in the activities for the se si ha una figura accademica, dice che nella terza giornata del 29 ci sarà la discussione sullo sviluppo del centro. Io non ero presente, ultima parte dei lavori. We are here to give us some precise form. And what activities we are supposed to have, as Dmitry already said, there will be annual ICCS conferences. We expose that there will be some public discussions, seminars, presentations, etc. Also, we are going to have some social and artistic. Questa è l'inaugurazione di un appuntamento annuale di conferenze, discussione, seminari e presentazioni a questa materia, che poi porteranno dentro anche eventi sociali, artistici. And the center is going to support scholars. What we
centro supporterà con grants anche giovani studiosi. E si sta pianificando di organizzare dei viaggi per i membri dell'istituto. E infine alla mia presentazione voglio esprimere alcuni ringraziamenti a varie persone e con questo direi. Sandro Danini, Simone Rossi e Anima Bruni, so thank you for helping me. Ecco, questo era l'atto introduttivo della conferenza. Mi sembra che ci sono le condizioni per qualcosa di interessante anche per il futuro. Non mi sembra in alcun modo criticabile questo tipo di approccio. Qualcuno può vedere un po' come privatistico, e sicuramente ci sarà qualcuno a cui non piacerà, ma dato il sostanziale immobilismo dell'Accademia Italiana su questo e su quasi tutto il resto e le difficoltà dell'Università di Siena, il fatto che arrivino energie dall'esterno e che possano dare un contributo mi sembra interessante. Ecco. Qui finisce, spero non sia diventato troppo lungo, ma sicuramente sì, finisce questo video introduttivo. Ho voluto percorrere alcune parole di queste persone. Vi assicuro che gli interventi successivi, per chi è interessato a questa materia, sono molto interessanti. Queste erano parole introduttive e mi scuso con chi è stato tagliato, particolarmente col professor Manzotti, che qui fungeva da anfitrione, da introduttore. Poi più avanti vedremo anche il suo intervento. Che dire, ripeto, è interessante, spero vi interessi e se volete seguire i video che ne realizzerò nel prossimo futuro, iscrivetevi al canale e mettete mi piace, attivate le vostre campanelle per continuare questa mia reportage sulla conferenza sulla magia della coscienza. Un saluto.